È una parola che si sente ripetere sempre in tantissimi contesti diversi, ma siamo sicuri di sapere che cosa significa in modo approfondito? Catasto, di questo stiamo parlando. La sua riforma sembrava imminente, ora probabilmente è destinata a slittare. Ma andiamo con ordine, di che cosa si tratta e perché è così importante? Apriamo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. La parola deriva dal termine greco per indicare il registro, ma il catasto come lo conosciamo noi è nato molto più tardi, come ci racconta la prof. Il catasto odierno è composto di due sezioni, il catasto dei terreni, che comprende circa 80 milioni di particelle, cioè appezzamenti di terreno, e il catasto fabbricati, che comprende 75 milioni di fabbricati urbani. Esso è frutto di una riforma attuata nel periodo post-unitario e da allora non ha subito sostanziali modifiche. La riforma risale in particolare per quanto riguarda il catasto dei terreni al 1886, per quanto riguarda il catasto urbano al 1939. I famosi libri catastali sono molto più di meri elenchi di immobili, contengono degli indici preziosissimi e soprattutto molto delicati perché da quelli dipendono le rendite di tante famiglie e imprese. Non è tutto, il catasto è importantissimo anche per questioni di natura fiscale. Per ciascun edificio indica anche la cosiddetta rendita catastale, un valore che viene usato per calcolare alcune imposte, come l'IMU. Capite perché il tema ci riguarda tutti e tutte? Un catasto obsoleto può provocare delle vere e proprie distorsioni, ma la sua ultima riforma risale al 1990, pensate, ben 9 mondiali di calcio fa. Come mai è così difficile da riformare? La principale finalità del catasto è quella di attribuire a ciascun immobile la rendita catastale, cioè un valore predeterminato su cui applicare le imposte. Le attuali rendite risalgono agli anni 30 e quindi è evidente che non riflettono più gli attuali valori di mercato. La riforma del catasto è quindi difficile da fare perché da un lato comporta per lo Stato degli oneri, degli adempimenti anche piuttosto lunghi, dall'altro lato ingenera nella popolazione il timore che aumentando le rendite anche la tassazione possa aumentare. La questione è spinosa e la bacchetta magica non esiste ancora, neanche in forma digitale. Quello che è certo è che il catasto è importantissimo, non dite che non ve l'avevamo detto.